sua a quest'ora. Buongiorno mister. Buongiorno. Domani Parma-Bologna. Iniziamo dal Corriere della Sera. Con il rientro di Mbaye, in questo finale di campionato si può pensare anche... rientro di Mbaye, Ibra. Si può pensare, in queste ultime giornate, anche a Tomiyasu qualche volta da centrale, nell'ottica, come diceva lei, di fare valutazioni anche per la prossima stagione? Sì, si potrebbe pensare anche a quello. Quando Mbaye sta bene, perché non è che dopo due allenamenti che ha fatto può fare tutta la partita. Perciò bisogna prima che Mbaye sta bene fisicamente, poi dopo si può valutare anche questa cosa qua, sicuramente. È una delle cose che ci penso e che vorrei provare prima che finisse il campionato, però dovrei avere tutti a disposizione e al posto per poterlo fare. Il Bologna è la squadra di Serie A che fa più punti in trasferta rispetto a quelli che fa in casa, ma c'è una motivazione particolare, dipende dal nostro stile di gioco? Ma no, non, noi cerchiamo di giocare sempre allo stesso modo. È un caso che noi magari fuori casa vinciamo più che in casa, perché adesso anche senza pubblico e tutto non c'è più giochi in casa o giochi fuori casa, è la stessa cosa più o meno. Anzi, hai magari un obbligo morale in più per cercare di vincere in casa, anche se non è pubblico, però sempre giochi in casa, però non c'hai quella spinta che ti può dare pubblico, invece quelli che vengono come ospiti dicono vabbè, giochiamo fuori casa, ma non c'è pubblico, sono più avvantaggiati, forse per quello, non lo so, ma non è che noi partite li prepariamo sempre allo stesso modo, sempre per vincere, poi è un caso. Passiamo a Repubblica. Il Parma rispetto al Sassuolo è una squadra tatticamente molto diversa, ma il Bologna in passato ha mostrato di fare un po' fatica con squadre che si chiudono molto, come può essere il Parma. Sarà una difficoltà in più per domani? Ma non so se il Parma si chiude, perché il Parma sicuramente gioca oggi un calcio diverso rispetto a quello che faceva l'anno scorso. C'è una squadra che gioca di più, perciò non so se si chiuderanno o no, dipende anche da noi. Se noi siamo tanto bravi a chiudere il loro metà campo, sarà dura per loro, però sappiamo che poi dopo loro in contropiede ti possono far male, perciò non è così scontato che loro si chiudono e vanno in contropiede e noi che li mettiamo a loro metà campo e noi li facciamo uscire. Cioè una partita aperta a tutto, dove può essere una e l'altra e terza cosa, perciò bisogna adattarsi subito. Come detto, non è che penso non solo Bologna, ma tutte le squadre trovano difficoltà quando trovano una squadra che si chiude con 11 giocatori sotto la linea della palla. Non è problema del Bologna, è problema anche delle squadre molto più forti di noi. Cioè, non è, Inter, Juve, Milan o quelle là che sono Roma, Lazio, quando trovano una squadra che si chiude trovano sicuramente più difficoltà che una squadra che gioca a viso aperto, è normale. Il Corriere dello Sport. L'Europa ormai si è allontanata. Rischiamo un finale di campionato anonimo? Come facciamo per evitare che questo possa succedere? L'ho già risposto l'altra volta. Allora, magari quelli del Corriere dello Sport, a me non mi piace ripetere le stesse cose. Ho risposto l'altra volta, prima della partita con l'Inter, a questa roba qua, perciò non andiamo sempre allo stesso. Rischiamo, non rischiamo un cazzo. Facciamo quello che dobbiamo fare, siamo professionisti, prepariamo le partite, atteggiamento non si sbaglierà mai, poi se vinciamo, perdiamo, pareggiamo, questa è un'altra cosa. Ma noi faremo tutto sempre quello che è possibile di provare di vincere. Perciò non voglio più sentire queste domande, se rischiamo di fare le cose, di fare brutte figure. Io per primo non voglio fare brutte figure, perciò... Se si fanno brutte figure, se io vedo la squadra che non ha voglia, che va in campo così, tanto per andarci, sono io prima che li prendo a calci nel culo. Non è quello, Cioè, non... lasciamo stare, C'hanno 10 giorni per preparare domande e poi dopo si arriva qua e fanno domande se rischiamo qua, là. Cioè, c'è un po' di fantasia, bisogna metterla, Chi è sto coso? Chi ha fatto domande, Ma giornalista, chi? Ecco, dire va bene forte allora prima di fare le cose che ci pensa, non fare sempre le stesse domande. Chi ha fatto 5 giorni fa la domanda questa qua di bene forte, chi l'ha fatta? Ecco, poi mi dici che facciamo sempre le stesse. Come si dice nel calcio, come fa uno anche quando deve imparare la lingua, dice che fai, come impari? Dice ma non ti preoccupare,
domande sono sempre le stesse, le risposte sono sempre le stesse, perciò impari quelle 20-30 parole e sembri che parli italiano, perché è difficile trovare uno che fa una domanda fuori, una domanda che uno dice, cazzo, ci devo riflettere, no? Se le domande tutte, io adesso, settimana prossima, faccio io domande, quello che penso, e vedrai che su 10 domande 9 sono quelle che ti dico io, che l'hanno fatto loro, cioè non c'è una sorpresa. Cioè, sono domande troppo scontate, perciò anche risposta è troppo scontata, ecco. Passiamo alla Gazzetta. Vediamo se c'hanno qualcosa di... Domani sarà un anno dall'annuncio della sua malattia dell'anno scorso. Una domanda che ti fa riflettere un po', che è una domanda che a me mi riguarda, e se non l'avessero fatto loro l'avrei detto io, ecco. No, diciamo che non domani, oggi è stato il giorno... Oggi alle 21.30 di un anno fa, quando sono venuti Sabatini, Nanni e Marco Di Vai in camera in albergo mia, dicendomi che ho leucemia, con la sicurezza, perché è 11 luglio dell'anno, un anno fa, ho fatto a mattina, ho fatto quel aspirato, diciamo, del midollo, dove si poteva confermare con certezza che era leucemia o qualcos'altro, perciò sicuramente un giorno importante, ecco, per me è tutto, ma ormai, diciamo, è passato un anno da quel giorno là, e sicuramente un anno che io difficilmente che dimenticherò, sicuramente un anno di merda, eh. Però devo dire che società, i miei ragazzi, io siamo stati bravi, perché adesso pensare a, diciamo, a distanza di un anno che io sono qua con voi a parlare di calcio, di classifica e di rispondere a domande scontate, nessuno si poteva immaginare, invece sto qua e mi arrabbio anche, come hai visto anche altro ieri, ma anche su domande così. Significa che sono tornato, che sicuramente non è un bel esempio quello che ho fatto altro ieri, tutto perché mi è partita la brocca, ma io sono così nel bene e nel male. Mi dispiace da un punto di vista, ma dall'altro punto di vista non mi tengo più le cose dentro. Diciamo, a rispetto di prima, magari sbrocco un pochino più tardi, però sbrocco sempre. È il carattere, non c'è niente da fare. Come detto, perciò se vediamo tutto quello che abbiamo passato insieme, la società, i giocatori, io, e vedere che comunque a distanza di un anno comunque non siamo più qua a parlare della retrocessione, ma a parlare di Europa e tutto, è un segnale che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo cresciuti e non poco. Poi adesso, diciamo, c'è ulteriore step, quello che ho parlato anche altro ieri, dove noi dobbiamo capire quali sono le differenze tra noi e le squadre che sono in Europa, per cercare nei prossimi anni vedere di raggiungerli. Adesso bisogna vedere ambizioni della società, quali sono, come sono, ma come per sempre ci vuole un po' di tempo, ma siamo qua per lavorare e abbiamo tutti fiducia. Adesso cerchiamo di fare cose per bene. Cerchiamo di non fare brutte figure, di, come diceva Beneforti, no? Ma cerchiamo di andare in campo e fare bene il nostro lavoro. E poi speriamo che questo anno finisca prima possibile, perché anche giocare senza pubblico fa schifo, perché non si può giocare, non c'è brivido. Vi ho detto quello che diceva Bosco, no? Per uno stadio senza pubblico. Che dice che uno stadio senza pubblico è come una donna senza tette, no? E più o meno c'ha ragione. Perciò è questo. Le chiede sempre Tosi della Gazzetta, non è un po' una beffa che domani lei non possa andare in panchina? Ma guarda che io sono in... Là non c'è pista, stadio è piccolo, mi metto là dietro, sembra che sto in panchina. Solo che non posso strillare, urlare, però... Sarebbe il primo caso che è stato buttato un tifoso fuori dallo stadio, espulso. È vero. Ultima domanda. Non lo so domani cosa farò, che ne so.
si può comunicare o no, ma perché non si è mai giocato senza pubblico con un allenatore squalificato, perciò bisogna vedere bene come la sentiranno tutto, perché lei... Vabbè, ma anche quando uno quando gioca senti anche i tifosi, se senti uno che ti insulta lo senti, se uno dice arbitro è una e che arbitro viene lo butta fuori, un tifoso, non credo. Io in quel caso sono un tifoso, sto in tribuna, no? Poi se non c'è pubblico mica è colpa mia, cioè, bisogna vedere quello che succede, sono curioso. Ma a parte quello, vorrei dire anche un'altra cosa importante, no? Su quale sono preoccupato per domani, perché vedo che qua succede che uno si lamenta una settimana prima, settimana dopo viene compensato, com'è Parma che... diciamo non gli è stato fischiato un rigore clamoroso e giustamente si sono lamentati tutti, tanto è vero che l'arbitro di quella partita magari, come ho letto sui giornali, non arbitrerà fino a fine dell'anno. Ho paura che domani, se ci dovesse essere, potremmo di nuovo pagare noi per gli altri e non vorrei che succedesse, però sono preoccupato perché può succedere facilmente che magari ci danno un rigore contro perché non gli hanno dato un rigore prima. Speriamo che non succeda, però se dovesse succedere deve essere proprio un rigore clamoroso, se no succedono di nuovo casini. Però chi arbitra domani? Mariani. Di Roma? Sì, di Aprilia, sì. Beh, io quelli di Roma non c'ho un buon rapporto. Anche quello di altri ieri era di Roma, no? Sì. Vabbè. Questo lo dobbiamo tenere come... Non cerchiamo alibi, però ecco, come è successo in passato, che vedo le squadre che si lamentano, che giustamente hanno subito i torti e settimana dopo hanno pareggiato i conti e non vorrei che succedesse anche domani, ecco. Io mi fido degli arbitri, tutto, come ho detto, ho sbagliato io con l'arbitro perché ho fatto un casino, però anche là Soriano per fortuna gli hanno abbassato una giornata, no? Però lui ha detto, non so, sei scarso, perché gli ha detto perché ha fischiato un fallo che non c'era e gli hanno dato due giornate. Io ho detto di tutto all'arbitro, mi hanno dato una giornata. Cioè, dove è logica? C'è questo che non riesco a capire. Però comunque mi hanno dato 15.000 euro di multa. Che è una bella somma. Vabbè, spero almeno che andranno a cena da qualche parte, si divertano sul nome mio. Ma io sono stato più stupido di loro perché mi faccio innervosire, ma non lo farò più. Ho chiesto scusa anche ai giocatori, perché ai miei giocatori, perché non è giusto che io come allenatore... come allenatore faccio queste cose qua, però non è, devo dire che arbitro di domenica di questo qua, da come si chiama, questo, c'ha un nome francese, cognome francese, vabbè questo qua, comunque non ha arbitrato neanche male, ma è una cosa che io lo porto da tanto tempo, perché non è giusto, come ho detto, che noi siamo squadra più ammonita in Europa, perché... giochi con ragazzini, perciò ogni ammonizione che mi capita mi rode, perché anche per difendere i miei giocatori, perché non se lo meritano, che non sono, posso capire che ci sono 11 Miallo e 5 Capo, allora 11 Montero, poi vanno là, menano, dici, però questi qua sono tutti ragazzi, come ragazzini, cioè, chi mena? Sansone, Baro, Palacio, Scouten, Soriano, il giapponese Sayonara, ma che diciamo, non è giusto, ecco, non è giusto, e so che è più facile ammonire i ragazzini che una, però quello che è troppo, perciò là mi è partita la bronca quando è successa l'ammonizione di Dykes, non ci ho visto più e ho sbagliato purtroppo, però non è un problema, ho chiesto scusa e basta, prendo sempre le mie responsabilità, vado avanti, però non voglio stare a subire, perché ho subito già abbastanza durante tutto il campionato, perché
come ho detto, è stata una goccia che ha traboccato il vaso, perché come arbitraggio, come tutto, come ammunizioni poteva anche starci, ma parte molto da molto più lontano tutto questo. Vediamo domani cosa succede. Speriamo che non prendiamo nessuna ammunizione e che non ci danno rigore, allora abbiamo fatto. Se invece continua così, bisogna inventarsi qualcos'altro. Ultima domanda del sito Mille Cuori Rosso Blu. Su tre ragazzi, Baldursson, Svanberg e Dominguez, in quale posizione della metà campo crede che possano esprimere al meglio quello che possono fare? Vabbè, ma sono tutti e tre giocatori che possono giocare a due, possono giocare a tre, possono giocare anche dietro le punte, tipo Soriano quando andiamo a te, perché sono tutti e tre, diciamo, offensivi, cioè, con le caratteristiche più o meno simili, uno con più o meno esperienza, con qualche caratteristica diversa, ma in generale sono giocatori, diciamo, più o meno simili. A me piace molto il ragazzino Baldursson, perché è freddo come un ghiaccio, anche allenamenti gli fa bene, non sbaglia mai. Infatti, vabbè, c'è Soriano, perché se non c'era Soriano l'avrei fatto giocare Baldursson al posto di Soriano domani. Però c'è Soriano, perciò lo faremo entrare. Però mi piace, come tutti gli altri, Svanberg, Dominguez. Dominguez giocherà domani dal primo minuto. Cioè, mi è piaciuta anche a Milano, mi è piaciuta anche quando è entrato, poi deve ancora crescere tutto. Perciò sono giocatori giovani, non cattivi, giovani. Cioè, non possono prendere ogni partita 3-4 ammunizioni. È troppo. Però vediamo. Grazie. Bene? Grazie. Grazie a voi.